l'ho detto l'altra settimana a Sinigaglia, la pausa è stata importante. La squadra sta giocando a calcio, sta correndo tutti, quindi oggi una vittoria strameritata. Il risultato poteva finire più arrotondato, però va bene, andiamo avanti, guardiamo sempre a casa nostra, poi quelli che fanno gli altri poi alla fine tiriamo le somme. Però grande partita, grande prestazione da capolista. Ogni partita, purtroppo, queste sono le partite di questa categoria, la puoi perdere contro chiunque. Ma la cosa più bella di noi oggi è che abbiamo fatto una grande partita, veramente giocata bene con tante occasioni da gol. 2-0, ci teniamo il 2-0, difesa imbattibile. E non dimentichiamo che mancava Maldonado a centrocampo. Si innamorano tutti di questo progetto, tu ci conosci benissimo, è un progetto sempre a lungo termine, abbiamo un grande direttore, c'è un po' di differenza da prima, un grande mister. Una grande squadra. You go home Sì, tonight? fortunatamente, ritorno a casa la mattina, ma poi ritorno perché chi lo dice mi piace la città, mi piace Campobasso, è differente, sarà qui, è qui in la città, nel campo. Per noi oggi è una squadra forte che è serio, professionale. È una squadra che è pericolosa di tutti i giocatori della posizione che posso segnato nel campo. E oggi è dimostrato con Parisi. Allora, la differenza tra la partita di Senigallia oggi, che a Senigallia comunque siamo andati in svantaggio, poi l'abbiamo recuperata e caratterialmente siamo venuti fuori, però ecco. Oltre al possesso abbiamo giocato sulle ripartenze, quindi da una palla inattiva. Oggi invece abbiamo vinto una partita, soprattutto il primo tempo, giocando a calcio, facendo dei passaggi, delle trame, giocando in avanti e soprattutto con un criterio, ecco, di voler attaccare la porta. Forse siamo stati in qualche frangente un po' troppo umili nel voler esagerare con un ulteriore passaggio, con difficoltà un po' più alta, però il primo tempo abbiamo fatto bene, il secondo tempo l'abbiamo gestita bene, potevamo fare qualche altro gol, però ci siamo, ecco quello che mi fa piacere. Stanno venendo fuori le cose che ci siamo detti e che comunque speravamo, ecco, che continuassero. Questo è un gruppo, sono ragazzi che comunque lavorano tutta la settimana, io l'ho detto la settimana scorsa, sia chi gioca che non gioca si impegna perché si alza comunque il livello di preparazione alla partita per la domenica e troveranno spazio tutti. Oggi non era facile perché il Sora veniva da 6-7 risultati consecutivi. È vero che aveva preso 5 o 6 gol, dove noi abbiamo cercato di lavorare durante la settimana, anzi 6 gol su palle inattive, e noi siamo riusciti a fare gol su palle inattive, però era una squadra che soprattutto nei primi 25 minuti, mezz'ora, erano molto intensi, avevano un possesso. Poi siamo stati bravi perché da un centrocampo a tre siamo passati a due con uno che si alzava un po' e quindi sia in fase di impostazione che in fase difensiva, quando li andavamo a prendere riuscivamo, ecco, andarli a pressare meglio. Quindi, ripeto, oltre alla crescita fisica, tecnica e tattica, c'è anche la mentalità nel capire, ecco, una situazione quando è diversa dall'altra. Ho detto poco tempo fa di là, questa squadra veramente è fatta di, prima di calciatori è fatta di uomini formidabili, che mi hanno fatto sentire veramente subito a casa a mio agio, veramente non è stato difficile inserirmi in questo gruppo fantastico. Sì, fortunatamente sono arrivato qui che ero allenato, poi c'è il prof che comunque ci sa gestire alla grande e fortunatamente questa è una mia caratteristica, correre per 100 minuti a servizio della squadra. Mi piace spingere e penso che si vede perché il mister ci fa giocare sia difesa a 4 terzino che quinto mi fa giocare perché vuole che noi quinti appunto chiudiamo l'azione come è successo oggi a parte opposta.